Buonasera a tutti i lettori e a tutte le lettrici di Vivi Casa Giove. Siamo con il dottor Schiavone all'interno del centro parrocchiale di San Vincenzo de Paoli. Buonasera, dottor Schiavone. Buonasera a voi. Dottor Schiavone, stasera lei riceverà un premio come migliore eccellenza. E quanto è importante questo premio per lei? L'importanza del nuovo nativo. Le cose che vengono dalle proprie origini non le prendono. Chiamato, ma non so ancora perché cosa, però il richiamo della terra natia è sempre quello più importante. Ho capito. Dottor Schiavone, io mi sono documentato sulla sua carriera medica e ho visto che lei lavora con questa associazione LAIO, in cui ricopre anche un ruolo abbastanza importante. Ci può parlare un po' di questa associazione? LAIO è l'associazione degli ospedali privati. Sì. Sono circa 500 strutture ospedaliere in Italia e questo io sono ai vertici nazionali. Cerchiamo attraverso la nostra associazione di dare un miglioramento dei servizi sanitari e di dare il nostro contributo perché il Ministero possa procedere costantemente con gli aggiornamenti sia in termini tecnologici che in termini professionali e organizzativi per dare migliore assistenza a tutto. Dottore, un'altra domanda. Quanto è importante, allora, per un giovane che si affaccia per la prima volta sul campo della medicina, cosa deve fare per non demordere e diventare dottore? Credere sempre in quello che ha voluto fare. Credere con passione, ricordare prima il mestiere del medico è prima una necessità e volerlo fare con dedizione. Se si mette davanti il Dio Danaro si diventerà sempre un pessimo medico. Al primo posto si deve essere sempre l'ammalato. L'ammalato deve avere il rispetto e io continuo a dare come insegnamento ai miei collaboratori la necessità di portare il rispetto degli ammalati come verso i propri genitori. È l'unico modo per poter continuare a credere poi in se stessi e studiare. L'unico modo per poter andare avanti. Non ci sono scorciatoie, non ci sono delle. Dottore, faccia un saluto ai lettori di Vivi Casa Giove attraverso le nostre telecamere. Bisogna continuare, soprattutto nei momenti più difficili, ad andare avanti e a credere in se stessi. È dalle fasi delle difficoltà che si raggiunge poi dopo il meglio. L'augurio e lo sprono che posso cercare di fare verso i giovani è nella legalità, nella convinzione e nel credere in se stessi. Attraverso questo bisogna andare avanti. Questo è l'unico modo per poter emergere in un mercato sempre più difficile. Ringraziamo il dottore Schiavone per essere intervenuto alle nostre telecamere. Buonasera.